Chi è San Leonardo Muriardo? Come si può raccontare, spiegare, far rivivere? Non è facile, ma ci proveremo. A me tocca il difficile compito di porgervi le sue parole, i suoi pensieri, di accompagnarvi, insomma. E di tanto in tanto sentirete la voce di alcune fra le persone a lui più care. È un uomo come tanti, con i suoi tormenti, con le sue crisi e con i suoi talenti. Basta saperlo ascoltare. Ovunque vi sono anime in pericolo, fratelli, giovani che soffrono, là devi correre pronto a tutto. Fin dalla nascita Dio mi ha colmato dei suoi benefici. La mia famiglia era stimata e godeva di una certa agiatezza. Mio padre era un onesto agente di cambio cattolico praticante. Mia madre era pia, esemplare, molto affezionata ai suoi figli, soprattutto a me quando abbracciai la vita sacerdotale. Il mio animo era inclinato alla virtù e dotato di una certa sensibilità favorevole alla pietà. La mia intelligenza non era superiore alla media, ma sufficiente per una buona riuscita, se non fossi sempre stato schiavo di una certa pigrizia e languore che non mi abbandonarono mai. Quando è nato Nadino, sì, io ho sempre chiamato così il piccolo Leonardo, è stata proprio una gran festa, che emozione! Il mio 8° figlio, dopo 6 femmine e un solo maschietto, Ernesto. Era il 26 ottobre 1828. È sempre stato così, così dolce, così affettuoso, il mio piccolo Nadino. Mi ricordo quei giorni così felici. È durato poco. Il marito è morto quando Nadino non aveva ancora 5 anni. E così, d'improvviso, mi sono ritrovata sola. Fu un bruttissimo momento, ve lo assicuro. Tutti questi figli da crescere. Certo, problemi economici non ne avevamo, ma la responsabilità era tanta. Così ho deciso di mandare in collegio a Savona Ernesto e anche il piccolo Nadino per gli studi elementari. Una bella scuola, diretta dai padri Scolopi. L'aria marina poi gli avrebbe sicuramente fatto bene, visto che era un po' gracilino. Ma che sofferenza vederli partire. Una notte e un giorno di viaggio per raggiungerli. Ricordo gli occhi di Nadino quando mi ha salutato. A Savona trovai la salute del corpo, ma, ahimè, che triste e orribile naufragio per la mia anima. Cominciai ad abbandonare il buon Dio e a offendere il buon padre per viltà. Da principio in collegio non ero cattivo, anzi per qualche tempo venivo proposto come esempio.
A causa di ciò alcuni compagni iniziarono ad allontanarsi da me, a guardarmi come il beniamino dei superiori e forse a sospettarmi come spia. Tuttavia in principio io lottai un po'. Più tardi i cattivi compagni incominciarono a perseguitarmi. Per paura della persecuzione mi decisi di comportarmi come gli altri. Ebbi la debolezza e la viltà di abbandonare completamente il buon Dio. Ma il buon Dio la spuntò. Non so esattamente che cosa fosse successo. Qualcosa mi accennò. Certo, era cambiato. Una crisi profonda. L'aria di Savona non era più così salubre, almeno per lo spirito. È stato bello ritrovare i miei due figlioli a casa, ma capivo che Nadino aveva bisogno di qualcuno che l'aiutasse a ritrovare se stesso. Non sarei riuscita a darmi pace fino a quando questo non fosse avvenuto. Il buon Dio mi aveva conservato in vita quell'angelo di mia madre. Ella non tardò a indirizzarmi a Don Pullini, santo sacerdote che era già stato mio confessore prima che partissi per Savona. Feci una confessione generale da lui che confessava ancora nella chiesa di San Dalmazzo, nel terzo confessionale a destra, come una volta. Quale prodigio di misericordia! E chi mai potrà dubitare della bontà e della misericordia di Dio? Ma ecco che il buon Dio voleva far risplendere ancora la sua bontà e generosità in modo del tutto singolare. Non soltanto egli mi rinnovò la sua amicizia, ma mi chiamò a una scelta di predilezione. Mi chiamò al sacerdozio. E questo solo pochi mesi dopo il mio ritorno a lui. Mi sembra di sognare. Un figlio sacerdote. L'incontro con Don Pullini è stato provvidenziale. Ora Nadino è tornato a studiare con convinzione e presto si laureerà a pieni voti in teologia. Tanto che lo chiameranno tutti il teologo Murialdo. Ci fosse ancora suo padre. Fui ordinato diacono a Pasqua e il giorno 21 settembre 1851, festa di San Matteo, ebbi la gloria e la gioia di celebrare la prima messa nella chiesa di San Dalmazzo. Ma tra i parenti che facevano corona non c'era mia madre. Ella era andata in paradiso il 9 luglio 1849. La montagna. Che passione per me e per mio fratello Leonardo. Ne abbiamo fatte di scalate insieme. Salire passo dopo passo, sfiorando le cime più alte della nostra zona. Leonardo è sempre stato molto attratto dai monti. Per questa ragione siamo stati entusiasti all'idea di iscriverci al Club Alpino Italiano appena creato. Potevamo essere tra i primi a salire sulla cima del Monviso. Ce l'abbiamo fatta nel 1864, solo qualche anno dopo la prima scalata. Ma la grande passione di Leonardo era un'altra.
Anche quando era lassù pensava ai suoi ragazzi che lo aspettavano, che lo cercavano. In periferia, nelle zone più povere della città. Ne parlava spesso. Se li portava nel cuore, anche sui ghiacciai delle nostre amatissime montagne. Poveri e abbandonati. Ecco i due requisiti che costituiscono un giovane come uno dei nostri. E quanto più è povero e abbandonato, tanto più è dei nostri. Che bel tipo il Murialdo. Non si tirava mai indietro. Voi non potete immaginare com'era Torino allora. Immigrazione, sfruttamento dei ragazzi nelle fabbriche, analfabetismo, violenza, mancanza delle strutture più elementari. Per fortuna c'erano alcuni giovani sacerdoti che si davano da fare, ma non bastava mai. Volgete un istante lo sguardo intorno a voi. Vedete qual turba di fanciulli poveri, traviati, che in città e in campagna, vittime infelici della miseria e sovente del vizio altrui, vagolano per le vie, per le piazze, per i prati e per i campi. Fanciulli che, orfani o abbandonati dal padre, emigrati in un lontano paese, non hanno una voce che insegni ad essi il loro nobile destino, che li innamori della virtù, che faccia loro prendere in odio il vizio che essi hanno già abbracciato senza conoscerne o senza capirne l'errore. Leonardo faceva molto per i ragazzi sbandati delle periferie. Ricordo quando lo vedevo andare a fare catechismo alla Generala, un nome che metteva già paura. Era il temuto riformatorio della città. Nel quartiere Vanchiglia avevo da poco aperto un oratorio per radunare i ragazzi abbandonati. Lo avevo chiamato Oratorio dell'Angelo Custode. È qui che Leonardo ha accettato di fare l'assistente. Ha sempre sostenuto le mie iniziative. Posso dire, pensando a ciò che accadrà in seguito, che ha dato forma ai miei sogni. Oratori, oratori! Occorreva aprire nuovi oratori. Bisognava radunare questi ragazzi lasciati a se stessi. Occorreva dare loro un rifugio, un punto di riferimento, una formazione. Certo, avevo alcuni collaboratori, anche validi, ma le cose da fare erano così tante. Leonardo era un vero amico, sempre pronto a confrontarsi su questi problemi. Per far del bene bisogna essere amato. Dirò meglio, ben visto. E ciò che fa amare e ben vedere è la dolcezza. Essere affabile, indirizzare la parola singolarmente. Domandiamo a Dio la dolcezza. Anche quella mattina, in via Dora Grossa, in un bar, di fronte ad un buon bicerin, forse aveva già capito cosa gli stavo proponendo e stava lì a guardarmi, in attesa. Avevo bisogno di un nuovo direttore dell'oratorio San Luigi, quello vicino a Porta Nuova. Grazie, Leonardo, per quel sì. Grazie, Leonardo, per aver creduto tanto nell'oratorio, per la tua presenza in mezzo ai ragazzi, mite ed autorevole nello stesso tempo, per quella tua voglia di fare sempre meglio, di migliorare i metodi educativi, di confrontarti, tanto da guardare oltre i confini. Come quando sei andato a Parigi. Vai,
Per vedere altre istituzioni che si occupano di giovani, sono stato in Francia e in Inghilterra e ho anche deciso di rimanere un anno a Parigi per dare una ripassata ai miei studi, come mi ripropongo da tanti anni. Quando ho visto arrivare da Torino Leonardo Murialdo, che mi chiedeva di iscriversi al seminario di San Sulpizio, insomma, ammetto di aver avuto qualche perplessità. Un prete di 37 anni, con tanti impegni ed esperienze, mi chiede di essere ammesso come semplice seminarista. Ma perché? E poi ho capito che era una persona veramente speciale, che voleva arricchire, aprire i suoi orizzonti spirituali e culturali, e si è inserito perfettamente nella nostra realtà. La sua voglia di conoscere, di sapere, di pregare, era tutta speciale. E anche per questo fra noi è nata una bella amicizia. Mi pare che da qualche tempo il Signore mi dà un po' più di buona volontà e con quei buoni esercizi e circostanze che non troverei altrove, posso sperare di tornare a casa un po' più buon prete. Tornato da Parigi, arricchito di esperienze e di amicizie nuove, nel 1866 Leonardo Murialdo deve prendere la decisione che segnerà tutto il resto della sua esistenza. Gli viene chiesto di diventare rettore di questa casa, il Collegio Artigianale. Un istituto nato dall'idea di Don Cocchi di costituire una realtà che si occupasse dei ragazzi più poveri, orfani e abbandonati, per prepararli a un mestiere che potesse introdurli nel mondo del lavoro. Da qui il nome Artigianelli. Il collegio sta attraversando una fase molto delicata. Le richieste dei ragazzi sono tantissime e i soldi a disposizione sono pochissimi. Murialdo è diviso, tormentato, poi accetta. Resterà rettore per 34 anni, fino alla sua morte. Quando Don Cocchi nel 49 metteva la prima pietra del Collegio Artigianelli, era sì per aprire una scuola di mestiere con cui i ragazzi orfani e abbandonati dai genitori potessero apprendere un mestiere con cui guadagnarsi onestamente il pane. Ma questo non era il fine principale. Il principale era di aprire un istituto il quale con il pane e con l'istruzione desse soprattutto un'educazione che formasse uomini veramente onesti e veramente cristiani. Che dire di Leonardo Murialdo? Per uno come me, che ha condiviso con lui 34 anni, non saprei dove iniziare, anche se sono il suo primo biografo. Ero stato ordinato da pochissimo sacerdote quando mi sono trovato con un altro giovane, Don Costantino, a fianco del Murialdo. Che impresa gli artigianelli! L'educazione non è tanto opera di una singola personalità, quanto piuttosto di tutto l'ambiente e di tutti gli educatori insieme. L'educazione è opera comunitaria, l'unione di intenti e di cuore. È perciò un dovere essenziale e requisito indispensabile per l'efficacia di ogni azione educativa. Si lavora tanto, dal mattino alla sera, per dare una speranza a questi ragazzi. Il Murialdo sa sempre incoraggiare la nostra voglia di fare, il nostro entusiasmo, la nostra fede. Bisognerebbe chiedere ad uno dei suoi ragazzi: «E tu, dimmi un po', come si sta qui agli artigianelli?» Benissimo, anche se è un po' dura. Qui ho trovato una casa, una famiglia, tanti amici e un papà buono, il teologo Murialdo. Sorride sempre a tutti. Ci vuol bene. Leonardo Murialdo ha pregato tanto fra questi banchi. Era giusto far nascere una nuova congregazione. Non è stata una decisione facile, ma occorreva dare stabilità al gruppo degli educatori e assicurare continuità all'opera degli artigianelli. Nasce così, il 19 marzo 1873,
la congregazione di San Giuseppe. Accanto al Murialdo vi sono Don Reffo e Don Costantino. Murialdo non si è mai sentito un fondatore, lui che pensava che tutti i fondatori fossero dei santi. Ma forse, come gli suggerì l'amico padre Icard, poteva essere una buona ragione per diventarlo. Ma la fondazione della congregazione non esaurisce il suo impegno verso la società. Grande, ad esempio, è la sua attenzione al mondo operaio, tanto da lavorare intensamente nell'Unione Operaia Cattolica, una delle più grandi organizzazioni operaie torinesi del suo tempo. I salari devono essere proporzionati alle necessità degli operai, affinché essi possano vivere in modo adeguato e dignitoso, perché i padroni pagheranno sempre meno che possono e se c'è disoccupazione troveranno sempre operai purché paghino quel che basta per poter vivere. Murialdo non si ferma mai, collabora ad una quantità di iniziative. Beh, dunque, me ne ricordo alcune. La Lega per la Libertà dell'Insegnamento Cattolico, l'Unione Cattolica di Padroni Industriali, l'Ufficio Cattolico di Collocamento al Lavoro per Operai Disoccupati, il Giardino Festivo per Operai, la Casa Famiglia per Giovani Operai, la Cassa Pensione e Previdenza per Vecchi e Infortunati sul Lavoro, l'Opera dei Catechismi Serali per Giovani Operai, sì, e tante altre che ci coinvolgono direttamente al suo fianco. Murialdo, pur preso dal collegio e dalla congregazione, considerava fondamentale l'impegno nella società, in tutte le sue sfaccettature, per dar voce e organizzazione a tutti coloro che si riconoscevano nei principi cristiani. È incredibile. E riusciva a far bene il superiore della congregazione, il rettore degli artigianelli e il santo sociale. È straordinario. Murialdo guarda lontano. Per questo è molto attento al cambiamento dei tempi. Crede fortemente nell'utilizzo della stampa e collabora alla fondazione del giornale La Voce dell'Operaio, che è il primo giornale operaio cattolico sorto in Italia. Oggi si chiama La Voce del Popolo ed è il settimanale della diocesi di Torino. Ma qual è il mezzo più potente, più efficace e che purtroppo è così poco utilizzato da noi cattolici? Non vi è dubbio, è la stampa. È la stampa che forma la pubblica opinione e la pubblica opinione è oggi la regina del mondo. La stampa quotidiana e periodica forma il cibo quotidiano di tutti i cittadini che hanno qualche influenza in società e forma i caratteri, i principi del sentire, l'operare. Era frequente la partecipazione del Murialdo a congressi in Italia e in Francia per confrontarsi continuamente con le diverse realtà. Erano convegni importanti che si traducevano in progetti da realizzare per perfezionare la presenza dei cattolici nella società. Nonostante ciò non si è mai sentito una personalità o un intellettuale al di sopra degli altri. Passava lunghe veglie in preghiera. Andava a chiedere l'elemosina con questo bussolotto, di fronte al santuario della Consolata, per i suoi artigianelli.
il teologo Murialdo. Guarda, guarda, hai visto? Ma va! Ma non è possibile! Chi l'avrebbe mai pensato? Ma è lui! Ah, certo, certo, è lui, il teologo Murialdo! E chiede l'elemosina! Era ricco, sai? Si è ridotto così! Poverino! Chi l'avrebbe detto? Cosa deve fare per i suoi artigianelli? E i Giuseppini? Sì, la congregazione va avanti con uno sviluppo lento e graduale, in linea con lo spirito e il modo di essere del Murialdo. I confini piemontesi cominciano a diventare stretti e si arriva in Veneto, Venezia, Oderzo, Vicenza, Bassano del Grappa. Via via si cresce in Italia e dopo la morte del Murialdo, in Europa, in Africa, in America e in Asia. Io desidererei che la congregazione di San Giuseppe si impegnasse soprattutto a diffondere attorno a sé e particolarmente tra i suoi membri la conoscenza dell'amore infinito, attuale e individuale che Dio ha per tutti gli uomini, specialmente per i fedeli, e in modo specialissimo per i suoi eletti, i suoi scelti, i sacerdoti e i religiosi. E la conoscenza dell'amore personale che egli ha per ciascuno in particolare. Sto aspettando. È lunga la malattia del Murialdo. Una broncopolmonite che lo stava consumando con molte ricadute da diversi anni. Muore il 30 marzo del 1900. Poco prima si era alzato per scrivere una lettera. La sua ultima lettera è indirizzata a un povero. Probabilmente uno dei suoi ragazzi in difficoltà. Sì, l'ha scritta a me la lettera. Parole uniche, parole che non scorderò mai e che rimarranno un segreto fra me e lui. Parole dal cuore. Chissà che cosa c'era scritto in quella lettera, ma non è così importante saperlo. Se si conosce uno dei motti di Leonardo Murialdo, capiremo d'improvviso tutto. Se sei solo e abbandonato, sei dei nostri.